Inizio subito con una domanda. Perché la Juve ha giocato ieri alle 18, il Milan gioca stasera alle 20:45, quando tutte e due giocheranno mercoledì sera loro contro il Paris Saint-Germain e noi, partita decisiva contro il Salisburgo, alle 21? Lascio a te la risposta. Tribù rossonera, tribù di gente vera, buongiorno e buona domenica 30 di ottobre a tutti e a tutti e bentornata e bentornato qui sul canale del Marietto Milanista. Avete cambiato l'ora? Un'ora in meno? Che anche quest'altra pagliacciata che veramente non ha né capo né coda. Ci dicono tanto dobbiamo risparmiare sulla corrente, sull'elettricità e tutte ste menate e poi dopo fanno sta storia qua di andare un'ora indietro che sprecheremo sicuramente un'ora in più di energia perché ci saranno molto di più le luci accese, chiaramente perché diventa scuro prima, no? Ma è sempre la solita farsa a tutti i livelli, così come la farsa di YouTube, perché YouTube mi ama talmente tanto che ormai vi siete accorti che il canale non cresce più. È rimasto bloccato, un giorno sale di 3, l'altro giorno mi toglie 4, un altro giorno di 3 e 4. E balliamo il tip tap, però non ha capito che qua c'è uno che ha la testa dura, va avanti, crede nel suo progetto, crede nel suo sogno e soprattutto crede che esistono persone vere, a differenza dei falsi che seguono dei qua 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 in giro per la rete, quindi io vado avanti ancora più determinato e presto vedrete anche una versione 2.0 di un altro canale, perché quando uno ha il cuore puro, tranquillo che poi i risultati arrivano, a differenza di altri. Detto questo, oggi Torino-Milan. Torino-Milan è una partita di quelle storiche proprio per quanto riguarda l'ambito nazionale, visto che le statistiche vedono innanzitutto la somma di 26 scudetti conquistati dalle due società, 19 da parte del Milan e 7 del Torino. In passato, tra l'altro, le squadre si sono affrontate per ben 76 volte in quel di Torino e ha un leggero vantaggio la squadra granata con 22 vittorie contro le 18 del Milan, mentre 36 sono stati pareggi. Nell'ultima stagione è finita 0-0 lo scorso anno, che tra l'altro è stato un pareggio che ci ha fatto venire l'ansia, anche perché c'era l'Inter che era dietro le calcagne. E comunque oggi i bookmakers danno favorito il Milan rispetto al Torino. Io, voi sapete benissimo che non credo minimamente a questo tipo di storie perché dipende da vari fattori, dipende dall'arbitro che c'è in campo, dipende se ci sono espulsioni, un'espulsione, infortuni, è tutto molto relativo. Quindi per me la partita inizia 0-0 e da lì può succedere qualunque cosa. Ovviamente da milanista mi auguro, come tutti voi, che poi vada a buon fine per rimanere sul passo del Napoli. E proprio il Napoli ieri, nel giorno del compleanno del grande Diego Armando Maradona, ha stravinto per l'ennesima volta 4-0, una macchina da guerra, un rullo compressore. E come lo fermiamo sto Napoli? Si fermerà soprattutto? Questa è la domanda che tutti ci fermiamo, ci poniamo. E il Corriere dello Sport apre oggi proprio con un Napoli alieno. Tripletta di Osimhen, perla di Kvara, Sassuolo asfaltato, Spalletti al momento a più 6, appunto aspettando la partita del Milan. L'Inter sta a correre, la Juve è viva e la cosa bella è che tanto sul tutto rutto sport, poi che la Gazzetta Sportiva, che di domenica sapete si trasforma da Cenerentola, da Gazzetta dello Sport diventa Sportiva, c'è allora che sembra un po' una barzelletta. Allora, tutto sport apre con si fagioli. Ein, zwei, pasta e fagioli, maccheroni, spaghettoni, ein, zwei, pasta e fagioli. Ebbene, si è fatta una bella pasta e fagioli, la Juve ieri, un'altra Juve possibile, e invece sulla Gazzetta Sportiva mette Juve sì, a Lecce semina fagioli. Cioè, io veramente a volte mettono dei titoli che mi fanno impazzire questi giornali, sono incredibili. Vabbè, in ogni caso, De Zerbi, che lezione al Chelsea del mago Harry Potter, il grande allenatore
allenatore del Chelsea, lo stratega. Ebbene sì, praticamente ha vinto 4-1, umiliato il Chelsea dal Brighton di De Zerbi, e invece il Tottenham passa al 93esimo vincendo per 3-2. E dunque la Gazzetta dello Sport dice: Osimhen scappa, Milan che fai? Il Toro esame ad alta qualità, vediamo, ogni settimana stiamo andando di questo passo, gioca sempre il Milan e il Napoli prima e poi noi dobbiamo stargli dietro. Anche queste sono cose un po' strane, no? Io penso che ormai è diventato tutto falsato ciò che riguarda il calcio, soprattutto a livello nazionale, perché vabbè, Champions League, Europa League, Conference League, già si sa, si giocano martedì, mercoledì, giovedì, questi sono e boh. Però nei campionati, soprattutto quando ci sono squadre di vertice, a me non mi è mai piaciuto il fatto di giocare un giorno dopo, perché uno sa già il risultato. Quindi in un modo o nell'altro, anche a livello psicologico, tu entri in campo in una forma diversa. E dunque io credo che ci sono delle cose che, come già dico da tempo, debbano essere aggiustate, diciamo, una maniera tranquilla, visto che sappiamo che dietro ci sono magheggi che vogliono sicuramente che il Milan non ce la faccia ad arrivare al suo obiettivo della seconda stella, cercano di mettere bastoni tra le ruote, ma questo ormai l'abbiamo capito anche lo scorso anno in campionato, ci hanno tolto 8 punti per varie storie, situazioni, mentre gli altri piangevano in quel dell'Inter la milanese. E poi Bologna, ve lo ricordate? Uè zio, ma io sti cacchi di occhiali del Buzzurro li trovo. E qua, uè zio, c'è ancora il Bologna. E poi din 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 din. Sorpasso, invece sono andati a prendersi un bel palo nella faccia, perché il Milan è la squadra più forte d'Italia, che se ne dica. Il Napoli sicuramente è in un ottimo momento di forma, è la squadra che in Europa è al top, perché anche nel suo girone praticamente ha fatto tabula rasa, le ha vinte tutte, ma adesso ci sarà l'ultima partita che faranno martedì in casa del Liverpool, che sarà semplicemente come un amichevole di lusso, ma il Napoli ha stravinto il suo girone alla grande, meritatamente. È la squadra più in forma d'Europa, nessuno dice questo, ma essere più in forma non significa essere la più forte, perché il risultato si vede alla fine. Siamo al 30 di ottobre, da qui a giugno ce ne passano di cose, soprattutto c'è questo mondiale in mezzo che inizierà fra meno di 3 settimane. Quindi lì sarà da gennaio un altro tipo di situazione, un altro tipo di campionato, un altro tipo di stagione. E lì vedremo se effettivamente il Napoli sarà quello che ha dimostrato fino adesso, che è la squadra sicuramente più in forma di tutta Europa. E su questo non ci sono minimamente dubbi. Ma a mio avviso il Milan è la squadra più forte. Perché? Perché è la squadra che ha creato un gruppo che, nonostante cambino gli interpreti, continua sempre ad avere risultati da più di 2 anni. E come avevo fatto un video qualche settimana fa, basta vedere i numeri. Pioli, miglior allenatore d'Italia, è stato anche premiato, giustamente, ma non perché lo dice Marietto, ma perché lo dicono i numeri. In questi ultimi 2 anni il Milan è la squadra che ha più punti rispetto a tutti quanti. Quindi questo è come tutto nella vita, ciò che conta sono i risultati, il resto sono chiacchiere da bar. Se ci tieni che questo canale continua a crescere, vogliamo rimanere qui nella melma che YouTube ha voluto creare per il Marietto e la Tribù Rossonera, vedi te. In ogni caso, l'iscrizione non ti costa nulla, un like non ti costa nulla. Se vuoi partecipare anche a sostenere il canale con abbonamenti, donazioni, trovi tutto in basso. Mi raccomando, io ormai non ho più, io continuo ugualmente, cioè veramente col sorriso, perché è bello quando tu entri nella lista nera di un portale, di una piattaforma come YouTube, perché vuol dire che allora sei tu una persona molto più intelligente rispetto agli altri, perché li metti in difficoltà, perché io dico cose anche che normalmente non dicono tutti gli altri. Ciò vuol dire che sono un essere pensante, a differenza del piattume che c'è generalmente in YouTube. Un bacio alle amiche, un forte abbraccio a tutti gli amici, un bel a tutta la tribù, a Uga Uga Ug, sempre Forza Milan ovunque comunque. Noi ci vediamo per un appuntamento nel post Torino Milan. Ragazzi, teniamo alti gli animi, perché oggi deve essere una giornata vincente. Ci vediamo oggi, buona domenica, mi raccomando, fatevi le vostre belle lasagne, lasagnine, polli e pollastri vari, divertitevi, passatela bene, ma concentrati stasera al Comunale di Torino. Buona giornata a tutti e a tutti. Ciao!